Care artigiane e cari artigiani, non abbiamo fatto in tempo a festeggiare intimamente la fine dello stato di emergenza annunciato dal Premier Mario Draghi, che un'altra devastante notizia ci è piovuta addosso, spegnendo quel senso di ritrovata speranza e leggerezza durato il tempo di un istante. La guerra in Ucraina ci ha precipitati in un nuovo stato di incertezza, paura, timori, e hanno scatenato in ognuno di noi una serie di domande che per diverso tempo non troveranno risposte certe. In questo scenario le nostre aziende però continuano, determinate a fare il loro meglio. Nella giornata di oggi celebriamo e ricordiamo i valori dell'artigianato in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, artigiano, un appuntamento storico della nostra associazione a cui siamo tutti particolarmente legati. Per il terzo anno consecutivo abbiamo dovuto rinunciare a malincuore alla tradizionale cerimonia di consegna delle benemerenze associative. Contiamo sia l'ultima ed è più di un auspicio, è un impegno poterci ritrovare assieme per premiare il lavoro artigiano ha un valore più che simbolico. Il momento è sicuramente delicato e questa celebrazione che potrebbe apparire fuori posto crediamo invece possa essere un segnale importante per ricordare la resilienza delle imprese che noi orgogliosamente rappresentiamo. Accanto al piacere di condividere un momento conviviale è un'occasione per attirare l'attenzione delle istituzioni, della collettività e dei mezzi di comunicazione su un comparto, quello artigiano e della piccola impresa che merita ancora più considerazione. Un motivo in più per meritarla è dato dal modo in cui gli artigiani, non solo friulani, hanno saputo reagire alle conseguenze della pandemia, alle regole non sempre comprensibili poste per frenarla, alle difficoltà economiche e finanziarie che ne sono derivate, alla rabbia e allo sconforto che inevitabilmente hanno segnato le nostre giornate, le nostre settimane, i nostri mesi. Ora stiamo toccando con mano rincari energetici e delle materie prime. Accanto al blocco o al rallentamento delle forniture e spregiudicate manovre speculative, mentre viene al pettine il nodo di scelte passate di politica economica che si stanno rivelando pericolosamente sbagliate. L'assenza di riserve strategiche, di risorse primarie, la dipendenza energetica dal gas russo e la fragilità delle filiere globalizzate dipingono un quadro preoccupante. Alcuni settori produttivi, dal trasporto alla metalmeccanica, passando per l'alimentare e l'automotive, sono toccati prima e più di altri, ma la tensione è destinata a riverberarsi sull'intero sistema e su ognuno di noi. La resilienza, cari artigiani, fa parte del nostro valore, da sempre, da prima che diventasse una parola di uso comune e uno dei cardini del PNR con cui il nostro Paese sta cercando di costruire un nuovo modello economico e sociale. Per celebrare questa identità artigiana, oggi tutte le Confartigianato d'Italia unite festeggiano la giornata del valore artigiano per ricordare che i nostri territori e le nostre imprese rappresentano una ricchezza unica dal punto di vista storico, culturale e produttivo. Siamo convinti che restando uniti e solidali riusciremo ad affrontare e superare anche questo periodo così incerto attraverso la tenacia tipica delle donne e degli uomini artigiani che in questi anni sono riusciti sempre e comunque a lavorare per il bene del nostro paese. Infine, un forte abbraccio al popolo ucraino e un ringraziamento a tutti gli artigiani che in queste settimane si sono mobilitati per l'accoglienza e i soccorsi ai profughi. Grazie per quello che avete fatto, per quello che farete ancora. Arrivederci al prossimo San Giuseppe, uniti nei valori artigiani di difesa della famiglia, della pace e del lavoro.